Prima la pandemia, poi il caro bollette che ne ha imposto la chiusura. Il ristorante Pesce Azzurro riapre i battenti. Su Fano TV l'intervista al presidente Marco Pezzolesi, che racconta le difficoltà e i progetti con piena fiducia nel futuro. Dopo le proteste e gli appelli alla Regione arriva il via libera alla proroga per 4 mesi dei 200 contratti di lavoro in scadenza a Marche Nord e nell'area Vasta 1. L'attore Paolo Ruffini in visita al centro Alzheimer Margherita. Siamo tutti occupati sui social, ha detto, e poco sul sociale. La vita reale è un'altra cosa. Oltre 600 donne si sono rivolte ai centri antiviolenza nel 2021, 180 in più rispetto all'anno precedente. Illustrato in Regione il rapporto sulla violenza di genere, un fenomeno che non accenna a rallentare. Mercatini, spettacoli itineranti, animazioni, musica e nevicate artificiali. Anche a Monbaroccio e Serrungarina si è acceso il Natale. Ha superato l'esame pratico di abilitazione e ha ottenuto a soli 17 anni la licenza di pilota privato. Riccardo Ferri è ora il più giovane pilota fanese della storia. Buonasera a tutti e benvenuti a Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con i rincari di luce e gas che hanno messo in ginocchio tanti imprenditori. A Fano i punti self-service Pesce Azzurro riaprono dopo un mese di chiusura legata al caro bollette. Aperto nel 1979 e ristrutturato completamente nel 2011 dopo l'incendio doloso, il ristorante self-service Pesce Azzurro è sicuramente un pezzo della storia fanese, un luogo di ritrovo, di tradizioni e tipicità locali. Dopo decenni di piena attività, però, le varie emergenze di natura sanitaria ed economica che si sono susseguite negli ultimi 2 anni non hanno risparmiato la catena, che è rimasta chiusa a causa del caro bollette. La notizia era stata data nel mese di ottobre dall'amministratore unico Marco Pezzolesi, che oggi abbiamo incontrato in vista della riapertura. Per l'occasione i locali saranno addobbati con diverse decorazioni natalizie e non mancheranno delle piacevoli sorprese per i più piccoli. Presidente, prima la pandemia, poi il caro bollette e l'inflazione. Che periodo avete passato? Sì, sono passati 2 anni, anche 3, molto molto difficili. Noi abbiamo chiuso adesso per un mese, nel mese di novembre, e anzi ne approfitto per tranquillizzare tutti i telespettatori di Fano TV e la nostra clientela, che è un periodo di chiusura limitato, ma ritorneremo dal 3 di dicembre e apriremo tutti i festivi e prefestivi, come abbiamo fatto solitamente da sempre tutti gli anni. Quest'anno abbiamo pensato di fare questa breve pausa proprio per il caro energia, e siccome novembre solitamente è il mese in cui si lavora di meno, abbiamo operato questa chiusura, però contiamo veramente di non chiudere mai più adesso, seppure il sacrificio è enorme, perché il caro energia ha inciso e sta incidendo in maniera notevole nelle nostre attività. Si pensi che nel 2021 abbiamo sostenuto complessivamente costi per circa 400.000 euro in tutti i nostri punti, ma nel 2022, nonostante che abbiamo chiuso purtroppo anche dei punti come San Benedetto Milano Marittima, supereremo i 700.000 euro, quindi pressoché un raddoppio rispetto al passato. Confidiamo, ha proseguito Pezzolesi, che ci possa essere una stabilizzazione dei prezzi. Solo a Fano, ha ricordato, nel mese di agosto è arrivata una bolletta da 55.000 euro. Per cui dai 50 centesimi adesso si va attestando sulla metà, circa 25 centesimi, che non è ovviamente il prezzo che avevamo alcuni anni fa, perché si parlava di 8-10 centesimi. Per cui la situazione è sempre abbastanza critica. Tra l'altro questo poi comporterà anche degli aumenti a cascata sulle materie prime. Però noi come Pesce Azzurro cercheremo di fare il possibile, di sacrificarci per non aumentare ulteriormente il prezzo, quindi cercheremo di mantenere i 15 euro, ahimè, che abbiamo dovuto aumentare nel corso del 2022, erodendo sicuramente i margini per l'impresa, che non ci sono ovviamente da 3 anni, perché abbiamo purtroppo avuto delle perdite nell'ordine di centinaia di migliaia d'euro sia nel 2020 quanto nel 2021.
che grazie comunque alla fiducia che gli istituti di credito in pool ci hanno dato, riusciamo a resistere, e confido che riusciremo a resistere. Ecco. Rimangono, poi assicurato il Presidente, i 4 punti self service a Rimini, Cattolica, Fano e Senigallia. Non resisterà invece il ristorante galleggiante Scimitar. Il suo destino non è ancora ben definito. Infatti al momento c'è un interesse da parte del Ministero della Cultura, che sta valutando se sia da considerare un bene di valore culturale, visto che faceva parte della flotta di Sua Maestà la Regina d'Inghilterra. Può essere riportato a quell'epoca, c'è rimasta solo una parte del guscio, quindi il resto è stato tutto ricostruito da noi nel 2000, nel 2006, e quindi però ecco, ci sono insomma delle normative, delle norme di legge che ci impongono al momento di non fare altro, di stare fermi, valutare insomma se può avere veramente questo valore per la comunità. State lavorando anche a diversi progetti che non sveleremo di certo oggi, però intanto sabato si riparte. Sì, sabato ripartiamo, come dicevo, e ovviamente questa situazione critica di 3 anni ci ha portato a riflettere, a ragionare su come reinventare qualcosa, insomma, perché così come siamo strutturati sono insomma delle attività di grandi dimensioni, con dei costi, tant'è che stiamo valutando anche come ridurre questi attraverso pannelli fotovoltaici, attraverso varie soluzioni che stiamo valutando, ma stiamo pensando anche a un format diverso da poter estendere in franchising in altre parti d'Italia, ma di dimensioni più ridotte, che stiamo appunto studiando, che ancora non ci sentiamo di rivelare. Raggiunto un primo risultato nell'avvertenza a favore di circa 200 lavoratori a tempo determinato in servizio nell'area Vasta 1 e nell'azienda ospedaliera Marche Nord. Lo afferma la capogruppo dei 5 Stelle Marta Ruggeri. La Regione ha infatti comunicato il via libera alla proroga per 4 mesi dei contratti di lavoro che altrimenti sarebbero scaduti a fine anno. Considerando, ha proseguito Ruggeri, che i sindacati spingevano per una proroga fino a 36 mesi, si può parlare di un primo parziale traguardo ottenuto dai rappresentanti dei lavoratori e anche grazie alla pressione politica esercitata dai 5 Stelle. Restano però in sospeso altre questioni, come la necessità di stabilizzare il personale precario, in particolare quello assunto per far fronte alla fase critica della pandemia. Rimaniamo in tema sanitario, perché a Milano, durante la 6ª edizione del riconoscimento Umberto Veronesi, responsabile della Senologia Breast Unit di Marche Nord, Cesare Magalotti, ha ricevuto il premio nella categoria dei chirurghi. Un riconoscimento prestigioso dato ai medici che si sono distinti non solo per le competenze cliniche, ma anche per la capacità di saper prendere in mano i pazienti e accompagnarli nel difficile percorso di cura attraverso l'ascolto, la comunicazione e l'empatia. Rispetto alle precedenti edizioni, in cui il premio veniva assegnato solo sulla base dei voti dei pazienti, questa edizione ha visto anche la partecipazione di 2 commissioni che, in aggiunta alle opinioni degli utenti, hanno espresso una valutazione sulle capacità chirurgiche, sulla formazione e sulla preparazione scientifica dei medici. Da sempre attento alla disabilità e alle persone più fragili, ieri l'attore e regista Paolo Ruffini ha visitato il centro Alzheimer Margherita. E anche vedere che c'è anche un personale così accogliente, così disponibile, soprattutto così poco istituzionalizzato, ma che dà un'aria familiare. Io credo che gli ospiti abbiano bisogno proprio di questo, di familiarità. L'attore livornese Paolo Ruffini ha fatto tappa al centro diurno Margherita, la struttura fanese che ospita persone con forme di demenza nei diversi stadi della malattia, in situazioni di compromessa attività fisica, psichica e sensoriale. Arrivato nel primo pomeriggio di ieri, Ruffini è rimasto piacevolmente stupito per l'efficienza del centro, conosciuto dal grande pubblico grazie alla TV, alle commedie di cui è stato protagonista o che lui stesso ha diretto. Il 44enne è da tempo impegnato nel sociale, attraverso documentari dedicati alla malattia mentale, alla disabilità e alla possibilità di essere felici nel dolore. Invece il suo ultimo lavoro, Perdutamente, è dedicato proprio all'Alzheimer. In un periodo storico come questo ho cercato soltanto di impegnarmi a trovare cose che mi possano distrarre dalla banalità di questi tempi, che sono tempi, credo, banali, nel senso che siamo tutti occupati verso il social, ma bisognerebbe aggiungere una E in fondo alla parola social, bisognerebbe interessarsi anche un po' al sociale. Credo che se Aristotele tornasse in vita direbbe ancora che l'uomo è un animale sociale e non un animale social. Oggi forse siamo un po' distratti dalla vera vita e molto più interessati alla vita di Instagram o di TikTok, che però quella non è una vita, quello è un riflesso.
La verità credo che stia nella bellezza anche di posti come questo. Questo centro Margherita è un centro che mi riporta alla verità, mi riporta a quello che ha a che fare con la realtà. Poi Ruffini ha ricordato il periodo difficile vissuto durante il lockdown per la pandemia da Covid-19, dove l'attenzione, anche mediatica, secondo l'attore non è stata rivolta alle vere problematiche. Ci si occupava spesso delle persone che dovevano andare a far fare il pipì al cane, quelli, poi mi ricordo dei servizi che c'erano poverini, quelli che devono fare jogging, no? Sono state completamente ignorate milioni di famiglie che magari in casa avevano situazioni di difficoltà o situazioni avverse, le famiglie con soggetti psichiatrici, le famiglie con casi di disabilità, con problemi neurologici come nel caso dell'Alzheimer, ma anche semplicemente adolescenti fragili, sono state considerate niente. E quello che c'è da fare adesso, credo che sia, dal punto di vista istituzionale, penso che bisognerebbe dire una parola, che è scusate. Arrivederci, signori. Arrivederci. Grazie del conto. Mi raccomando, forza. Grazie infinite, signori. Grazie di voi. Melusinga, grazie. Oggi in Consiglio regionale è stato illustrato il rapporto annuale sulla violenza di genere nelle Marche per il 2021. Dopo aver espresso il cordoglio per le 4 vittime che nel 2022 hanno perso la vita nella nostra regione, il presidente Acquaroli ha ricordato che l'ultimo episodio risale a 48 ore fa e si aggiunge al bilancio già drammatico registrato in Italia. Sono 104 in totale le vittime nel 2022. Vite spezzate che coinvolgono anche il presente e il futuro di centinaia di minori. In 2 anni si conta 169 orfani per femminicidio, un fenomeno, ha sottolineato il governatore, che non accenna a rallentare. L'anno scorso nelle Marche si sono rivolte ai centri antiviolenza 663 donne, 180 in più dell'anno precedente. Il 91% è un nuovo accesso. E domenica a Fano si è svolto un flash mob per dire no alla violenza sulle donne. All'iniziativa ha preso parte anche la comunità dei fedeli musulmani della nostra provincia. Il servizio è stato curato da Cristiana Guerra. In questi giorni sono state tante, in occasione della ricorrenza del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, le manifestazioni organizzate in ogni città d'Italia, promosse dalle più diverse associazioni e realtà che lavorano da sempre per contrastare la violenza maschile sulle donne. Anche a Fano, piazza 20 settembre, è stata la protagonista domenica mattina di tanta emozione per il flash mob organizzato dall'associazione fanese Teatro Lavanda, in collaborazione con l'ente carnevalesca. Già dal 2019, quando dedicò al mondo femminile il carnevale, e quindi toccammo anche questi temi così sensibili. Oggi è molto importante essere qui, abbiamo anche una comunità musulmana e questo veramente è un messaggio fortissimo, quindi tutti uniti contro questo problema sociale dilagante. Presente l'assessore Cucchiarini in rappresentanza del comune di Fano e le comunità dei fedeli musulmani della provincia pesarese, rappresentata dai responsabili e capi della preghiera della moschia di Fermignano e Fossombrone, che hanno accolto con entusiasmo e fermezza l'invito ricevuto. Una mattinata in cui gli uomini sono stati i veri protagonisti della camminata, partita da Piazza Costanzi. Uomini di diverse età, etnia e religione, che hanno voluto prendere le distanze dai violenti, facendosi portavoce di un messaggio di amore e rispetto reciproco, fondamento delle relazioni interpersonali e della civile convivenza. Oggi abbiamo deciso di rispondere, diciamo, a questa iniziativa che è il flash mob, proprio per dare un messaggio che l'Islam è contro la violenza in qualsiasi modo e soprattutto la violenza contro le donne. Quindi il nostro messaggio è ovviamente quello di dare questo messaggio, e l'altra cosa è un appello a tutti gli uomini di qualsiasi religione, di qualsiasi etnia, di cessare, diciamo, la violenza contro le donne. Tutti uniti rigorosamente in scarpette rosse e calzari, simbolo sin dal 2009 di denuncia di abusi e di lotta per i diritti alla violenza di genere. Della stessa opinione la presidente del Teatro Lavanda, che ha sottolineato l'importanza del messaggio lanciato in mattinata. La nostra volontà è di sollecitare le vittime di un abuso a denunciare presso le forze dell'ordine, pertanto
ci siamo attivati in due modi per fare questo, sia un modo più celebrativo che un modo prettamente di servizio sociale. Come servizio sociale abbiamo in Italia da 4 anni 4 campagne nazionali differenti che portano il messaggio a tutte le donne violate all'interno della loro privacy, delle loro case, con le televisioni, le radio, le sale cinematografiche per coloro che possono uscire e i monitor da grandi schermo su manti stradali. La parte celebrativa invece la esprimiamo attraverso il flash mob Uomini in scarpe rosse, la cui natura di questo flash mob è di avvicinare, far incontrare tutti quegli uomini che hanno un'unica volontà, che si riconoscono in un'unica volontà, è quella di il rispetto verso la donna. È un atto di grande forza, è un atto di forza e per arrivarci ci vuole veramente tanto tempo ed è giusto andare a denunciare perché la donna deve sapere di poter essere affiancata, sostenuta e diretta da tutte le istituzioni che si possono prendere cura di lei, così come gli ospedali, gli avvocati, gli psicologi, i centri antiviolenza e tutte quelle istituzioni come le forze dell'ordine concordano per portare la donna a un punto di liberazione dall'uomo violento. E apriamo la pagina dedicata alle vostre segnalazioni e partiamo dalle foto del cavalca ferrovia che collega via Pisa Cane a Sassonia Sud, perché una nostra telespettatrice denuncia di nuovo il degrado e l'incuria. Infatti, come potete vedere da queste fotografie, oltre alla vegetazione incolta che ostruisce parte della ciclabile, si notano calcinacci e ferri arrugginiti. Un altro reporter invece ci porta a conoscenza dello stato in cui versano la pista ciclabile di Bellocchi e il ponticello in legno. È in queste condizioni ormai da 3 anni, ha precisato segnalatore, senza parlare del fatto che in 12 anni che abito in questo quartiere non ho mai visto spazzini pulire né la ciclabile né i giardinetti vicino alla scuola Tombari. Magari gli assessori competenti troveranno il tempo di venire a dare un'occhiata. Si appella all'amministrazione comunale di Fano anche la signora che segnala la mancanza di illuminazione pubblica nelle vie Falcineto, Castracane e Torno vicino all'asilo. È pericoloso non solo per gli automobilisti, ha precisato la donna, ma anche per noi residenti che abbiamo paura di uscire di casa. Ci spostiamo alla Mediateca Montanari di Fano, dove lo scrittore Paolo Di Paolo ha presentato il suo ultimo libro conversando con Lella Mazzoli, direttrice dell'Istituto per la formazione al giornalismo dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. L'incontro è stato organizzato dal Paese dei Balocchi. Si disperde soprattutto questo libro. In questo libro di Paolo Di Paolo e Claudio Magris il tempo è circolare, cioè arriva all'inizio, si chiude alla fine e si riparte. E quindi è un tema importante e si capiscono due personaggi così diversi tra di loro, Claudio Magris e Paolo Di Paolo, che hanno tanti punti di contatto, tanti punti in comunione. E vedere proprio attraverso la lettura di questa intervista, sono tutti e due intervistati e intervistatori, capire la loro vita, la loro storia e soprattutto capire la letteratura, la lettura e la scrittura, credo che sia un modo straordinario per affrontare questo argomento. La lettura di questo libro e la discussione intorno a questo libro credo che ci possa aiutare proprio a comprendere il nostro modo di essere nei confronti della conoscenza, dei saperi e anche per concludere, per tornare al punto di partenza del tempo e della percezione del tempo. Stasera abbiamo parlato di contemporaneo, che cos'è per lei il contemporaneo? Il contemporaneo, se uno non sta soltanto alla radice della parola, è proprio una sorta di consonanza col tempo che scorre. Potrebbe essere una contemporaneità anche soltanto di orologio, cioè in questo momento siamo contemporanei di questo istante che sta passando. In senso più largo, naturalmente, è una capacità di reagire al tempo che viviamo, reagire non solo da un punto di vista emotivo, ma anche da un punto di vista intellettuale. E produrre qualche gesto, se siamo nel campo dell'arte, che somigli in qualche modo, che sia estensione, riflesso dell'intensità del tempo appunto che passa, di questo segmento, di questa porzione di tempo. Che cosa si acquista scrivendo? La scrittura che cosa ci dà? Qualche volta è l'illusione, qualche volta invece la sicurezza, anche se fragile, che abbiamo trattenuto qualcosa dell'esistenza.
appunto di questo flusso, che l'abbiamo fermata, l'abbiamo tradotta in parole, quindi resta non solo per noi ma anche per qualcun altro che può riconoscerla. Non c'entra solo con i ricordi della nostra vita, c'entra proprio con l'intensità di qualcosa che in quel momento si vive, che può essere prestata anche a un personaggio, a una situazione lontana da noi, ma è come se la mettessimo in una sorta di cassetta di sicurezza fatta di parole che la preservano dall'usura del tempo. Spesso rileggendo ciò che si è scritto si rimane anche ancorati fermo a quel momento e non si riesce poi a proseguire in un futuro. Può essere anche effettivamente questa la condizione, cioè di voltarsi alle spalle, di essere fermi, un po' come la moglie di Lot nelle scritture, che diventa una statua di sale mentre si gira alle sue spalle, no? E guarda indietro. Beh, anche questo, la scrittura può farlo, cioè può produrre un sentimento di nostalgia o di inerzia, di tempo fermo per l'appunto. Dipende dai temperamenti, dipende dalle scritture. Io credo che ci siano entrambe le componenti, quella di immaginare un futuro dentro la scrittura e quindi di sostare con intensità nel presente, ma anche quella di recuperare un tempo passato come se lì ci fossero le chiavi che abbiamo perso. Non sappiamo bene quale porta aprono, ma ci sono e noi continuiamo a cercarle. Sabato 3 dicembre alle 12:30 al centro pastorale diocesano è in programma il pranzo di beneficenza a favore di Crescere Sogni grazie alla squadra di chef della mensa Sostengo. Il progetto Crescere Sogni ha come obiettivo quello di contribuire a migliorare la qualità di vita dei ragazzi tra i 6 e i 17 anni in condizioni di fragilità e suscettibili di abbandono scolastico e ritiro sociale e delle loro famiglie nel territorio della diocesi di Fano, Fossombrone e Cagliipergola. L'iniziativa gode del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, che raddoppierà quanto sarà raccolto entro il 31 dicembre. Per maggiori informazioni e adesioni potete contattare il numero che vedete in questa locandina. Domenica scorsa nella parrocchia Santa Famiglia nel quartiere di Fano 2 l'associazione albanese Ilirianet ha organizzato una cena con un centinaio di persone per festeggiare l'anniversario dell'indipendenza dell'Albania. Erano presenti il sindaco Massimo Seri, l'assessore Tinti e la mediatrice Gazdani, che ha parlato dell'importanza di questa festa per il popolo albanese e non solo. Per l'occasione è stata rinnovata anche la presidenza. Etleka Kuni subentra a Novruz Kareci, che rimane presidente onorario della comunità albanese di Fano. Cambiamo argomento. A Monbaroccio sono stati inaugurati sabato scorso i mercatini e le nuove ambientazioni per le vie del paese. L'accensione dell'albero quest'anno è stata dedicata a Milena, la 14enne monbaroccese che ha perso la vita nell'incidente di Pontevalle a Pesaro. Il servizio di Filippo Pucci. Il borgo di Monbaroccio ha aperto finalmente le porte per far rivivere grandi e piccoli la magia del Natale. Ha preso il via lo scorso weekend con il taglio del nastro da parte degli organizzatori, delle autorità civili locali e regionali, dell'onorevole Baldelli e del presidente dell'Umpli provinciale, la 23esima edizione di È Natale a Monbaroccio. Gli espositori di prodotti tipici locali e di artigianato hanno accolto i tanti intervenuti che hanno affollato il centro storico e visitato le tante location, tutte riviste e ben curate dai numerosi volontari. Finalmente siamo partiti in questa edizione sospiratissima e abbiamo rinnovato alcune location, alcune ambientazioni. Abbiamo delle ambientazioni nuove come il Giardino degli Gnomi e il mercatino di Natale storico. Babbo Natale ci sarà e aspetta tutti i bambini per scrivere insieme a lui le letterine. I ringraziamenti vanno a tutti i volontari, a tutte quelle persone che donano proprio il loro tempo libero per rendere Monbaroccio così come lo vedete durante queste giornate. L'accensione dell'albero di quest'anno è stata dedicata con un minuto di silenzio a Milena Lentini, la 14enne monbaroccese che ha perso la vita nell'incidente stradale a Pontevalle alcune settimane fa. Milena infatti faceva parte della Proloco Giovani del paese. Ma quello che ha contraddistinto di più, come ogni anno, questa manifestazione è la magica nevicata che ha incantato tutti insieme allo spettacolo di luci e suoni. Allora sta scendendo la neve e ho fermato subito questa bella famiglia. Allora ragazzi, qual è l'emozione? È bello perché si comincia proprio, si avvicina al Natale. Sì, è vero. Una bella emozione, soprattutto per lei che è la prima volta che vede la neve. E voi il primo anno qua a Monbaroccio oppure siete soli? No, già siamo venuti stati una volta. Solo da fidanzatini adesso con la bimba. Sono nati con qualcosa in più. Esatto. Sì, no.
E poi non sono mancati i presepi, i punti ristoro e le idee regalo tipiche del momento come ghirlande, composizioni natalizie e oggettistiche varie. Ad arricchire le giornate e le passeggiate all'interno del borgo anche la musica curata dagli Zampognari e dalla banda di Colbordolo. Partiamo da dove avevamo lasciato, quindi torniamo a promuovere il nostro territorio, torniamo a proporre i nostri prodotti tipici, il valore di quello che è la nostra terra da offrire in un contesto non solo comunale, ma intercomunali, direi provinciali, regionali, non solo, perché ho appena salutato degli amici di Milano, quindi il contesto nazionale ormai vige in questa provincia in un contesto di è Natale che non ti aspetti, quindi veniteci a trovare, portate i vostri bambini perché c'è tanto da vedere qui a Monbaroccio. L'appuntamento con è Natale a Monbaroccio proseguirà nei weekend del 3, 4, 8, 10 e 11 dicembre. A Serungarina invece ha preso il via l'ottava edizione del Mercatino di Natale. Anche Serungarina ha acceso la magia del Natale. Il taglio del nastro ha dato il via il 27 novembre alle attrazioni legate al Mercatino di Natale, giunto all'ottava edizione e organizzato dall'Associazione Metaure Eventi. Immancabili le animazioni itineranti e musicali, la casetta di Babbo Natale, le mostre di fotografia, di pittura, argilla e pasta. Oltre a uno spettacolo di sculture in ghiaccio realizzate dal maestro Farasconi, diverse anche le collaborazioni con le scuole e le associazioni locali, così come le iniziative collaterali. Domenica è stata la volta di Babbo Natale in macchina sportiva, il raduno intitolato Motore con Gusto, che ha previsto un giro turistico dei 5 centri storici di Colle al Metauro, grazie alla sinergia con la Proloco di Montemaggiore. Oltre al classico mercatino abbiamo voluto coinvolgere le scuole di Colli al Metauro, i due istituti comprensivi. Gli abbiamo fatto realizzare degli alberi di Natale con una via dedicata a loro e sono stati realizzati grazie all'Avis di Colli al Metauro, la fondazione del Palazzo del Balì, a cui ci ha omaggiato dei biglietti per l'ingresso per i bambini al Palazzo del Balì. Poi ci sono una settantina di espositori per tutto il territorio, stand gastronomici, un ringraziamento particolare all'amministrazione comunale di Colli al Metauro, alla provincia, alla regione, a tutti gli sponsor, a tutti gli abitanti di Serungarina, a tutti i miei collaboratori più stretti e tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. In questa meravigliosa cornice ha poi sottolineato il sindaco Pietro Briganti, riprendiamo le iniziative utili a valorizzare i nostri meravigliosi borghi e le tipicità enogastronomiche. È un'iniziativa che si svolge qui nel borgo di Serungarina, ma di fatto con la presenza oggi di altri amministratori del nostro territorio si vuole dare un segnale, un simbolo di volontà di crescere tutti insieme, di far crescere il nostro territorio in maniera coesa con l'ausilio di tutti. E questo è un aspetto molto importante, un aspetto che mi inorgoglisce e stiamo lavorando molto per far sì che tra tutti questi comuni non si coltivi più il nostro singolo orticello, ma tutti insieme creiamo in maniera compatta, perché insieme si può riuscire ad ottenere tanto, riuscire a creare una vallata unita in tante esigenze che ci sono per il territorio. Il Mercatino di Natale torna domenica 4 e giovedì 8 dicembre. L'ingresso è gratuito e per agevolare gli spostamenti è a disposizione un bus navetta che partirà da Tavernelle nella zona del Bocciodromo. Tutte le informazioni sono consultabili sulle pagine social dell'organizzazione di volontariato Metaure Eventi. Non ha ancora il diploma e tantomeno la patente, ma può già pilotare un aeroplano. Lui è il fanese Riccardo Ferri, che questa mattina all'aeroporto della Città della Fortuna ha superato l'esame pratico di abilitazione per ottenere la licenza di pilota privato. Si tratta del più giovane pilota che abbia mai ottenuto una licenza all'aeroporto di Fano, probabilmente tra i più giovani nella storia in assoluto, considerando che ha compiuto 17 anni solo la scorsa settimana. Ora Ferri dovrà completare il liceo per poi dedicarsi in pieno alla carriera di pilota civile. Congratulazioni. Ebbene, con questa notizia chiudiamo il telegiornale. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi uno speciale dedicato all'inaugurazione dei mercatini di Serungarina di Colli al Metauro. Grazie per averci seguito e arrivederci a domani.